Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi della Contour Mania Contour più Highlight di NIVEA Cosmetics. Allora, il suo prezzo è 9,50 euro, i grammi non sono riuscita a capire quanti ne sono esattamente, però è una matita duo che si divide in due parti, la parte più scura e la parte più chiara. Come dice la parola, è una matita pensata per fare il contouring, cioè il gioco di luce ed ombre. Modulabile, potete fare più strati, cioè andate a sfumarli, poi magari ne fate un altro se avete sfumato troppo. L'unica pecca è che comunque ho notato che se stratificate troppo ed avete una pelle un poco poco secca, essendo un matitone a base di cera, tende ad evidenziare pellicine. Trovo sia un matitone molto molto facile da usare anche per le più principianti. Basta solo sfumare per bene. È un matitone che comunque si sfuma perfettamente, ha però a mio parere una pecca, la colorazione del marrone che è troppo rossa per fare le ombre. Io preferisco ovviamente come truccatrice un marrone freddo e questo qui è un po' troppo caldo, quindi non lo amo particolarmente. Come anche nel contour kit sempre di neve c'è l'illuminante che è pazzesco, ma la parte delle ombre è molto molto rossa, quindi per questo non mi piace particolarmente, però devo dire che la utilizzo comunque molto spesso come contouring giornaliero perché è molto pratica, quindi se sfumate bene bene e magari ad applicate al di sopra del marrone caldo che avete sfumato, un marrone un po' più freddo come il Bama Mama di The Balm, questo è un esempio. La cosa del rossiccio non si vede tantissimo. Quindi la consiglio a chi è alle prime armi per fare un po' di pratica e per chi magari è appassionata, però oggettivamente come prodotto per fare il contouring non lo amo particolarmente. È tutto, alla prossima!